perché non è stata fatta un'opera. Noi abbiamo visto i cantanti, abbiamo una scenografia, abbiamo il coro e abbiamo l'orchestra. Come mai allora non è stato possibile realizzare un'opera come era stato precedentemente previsto? Io rispondo, non mi aspettavo questa domanda perché penso che quelli che hanno fatto questa domanda conoscono la risposta. Non abbiamo fatto l'opera semplicemente perché era impossibile. Pensavamo quando l'abbiamo programmata e anche quando abbiamo iniziato le prove che forse ci sarebbe un migliore momento per quanto riguarda la salute e la cautela della salute, che le normative di distanziamento non sarebbero più le stesse. Ma è difficile di fare un'opera vera con delle distanze di 2 metri tra i coristi, per esempio. Difficile quando riparte l'epidemia, come è ripartita negli ultimi tempi, di mettere 80 musicisti stretti nella fossa. Difficile io non voglio far prendere rischi per quanto riguarda la salute del personale. Sapete tutti che abbiamo avuto un problema grosso nel coro, che c'è stato un focolaio, quindi non si scherza con la salute. Abbiamo rispettato tutte le regole, tutte, e forse queste regole non sono abbastanza forti. Quindi abbiamo un dovere di proteggere il nostro personale e, come dire le cose, non possiamo avere 2 parti del cervello che non comunicano, non possiamo vedere tutti i giorni che la società si è impedita di fare delle cose che sembrano di essere naturali tutti i giorni. Sono chiusi i ristoranti, sono chiusi tanti negozi, sono ridotti i viaggi. C'è una situazione di lockdown e dall'altra parte, solo perché, come dei bambini che vorrebbero avere il regalo di Natale, vogliamo fare assolutamente un'opera anche mettendo a rischio la salute dei dipendenti, io non sono d'accordo. Quindi non è che siamo felici di non farlo, io sono qui da un anno, sognavo del 7 dicembre e Riccardo che fa il 7 dicembre da diversi anni sognava di rifarlo, quindi tutto il personale della Scala, solo che ci sono momenti in cui si devono vedere le cose come sono. Il nostro sogno quest'anno non lo possiamo fare divenire realtà, quindi siamo partiti su un altro cammino e penso che abbiamo fatto di questa necessità virtù e cerchiamo di offrire una cosa che non sia mai stata fatta. E penso che sarà una cosa straordinaria.